che schifo! No! Hola pepeños, ¿qué tal? Benvenuti in questo nuovissimo video con Andrés! A novembre, per Movember, ti ricordi? Mm-hmm. Abbiamo fatto un video insieme, prima del coming out peraltro, che era proviamo assurdi snack spagnoli. Ed oggi siamo tornati perché un'azienda che si chiama Thai Snack Online, vi lascio il link nel box informazioni qui sotto, mm-hmm. mi ha mandato un pacco con cose da mangiare assurde thailandesi. È un'azienda che se raggiungiamo 100.000 views collaborerà di nuovo con noi. Eh già, io non ho raggiunto quasi mai, poche volte al momento almeno, le 100.000 views, quindi proviamoci, che ne so. Devo ammettere che mi sto cagando sotto, mi dà un po' di paura. No, aspetta che ti cagherai dopo sotto, non adesso. Sicuramente, sì. Cioè, iniziamo con le cose che sembrano buone, che non ci uccideranno oggi. Ok, sì. Quindi, calamari dopo. Quello che mi dà paura, ragazzi, è che queste cose non sai che c***o hanno dentro, perché le parolacce! Non puoi vedere che cos'è, perché comunque potete vedere che non si legge niente. Non sai neanche ingredienti, se queste cose sono in buon stato o no. Ma mangia, ciò che non uccide fa gli anticorpi. No, infatti non è male. Wow, sono buoni. Ha come un tocco un po' dolce, no? È vero, sono come delle patatine alla paprika in agrodolce, leggermente piccanti, quasi niente. Oh, è mio! Che dopo dobbiamo mangiare. Un'altra cosa che mi ispira positivamente sono questi grissini al cocco e alla banana. Che leggi gli ingredienti! Che conosci il thailandese? In the jungle, in the night jungle, the lion sleeps tonight. Mamma way. Tanto di banana. Ma questi sono proprio buoni, saporiti. Oh mio Dio, questo è stranissimo. Dopo. Poi ci sono queste cose, no? Tipo degli arachidi. Ma hanno un sapore con una salsa di cocco. Sono buoni. È peccato che c'è poco. Ok, un'altra cosa che mi preoccupa un po' è questa bustina che si chiama Olé in the jungle. Non so perché penso alla Thailandia e mi viene a cantare il Re Leone. Non c'entra niente. Questo non è il Re Leone neanche. Ah, è vero. Ah, ci sono altre buste nelle buste. Che figata. Pizzica un po' acidi. Wow. Ok, un inizio estremamente acido, che della serie stavo per vomitare, ve lo giuro. E poi all'improvviso diventano dolcissime. All'arancia, no? Cos'è? Ciruela. Ah, prugne. Per te, un regalo. Thank you. Questo, cioè, mi ispira da morire. Degli snack al cocco e cioccolato. Questi promettono davvero non bene, di più. Non sono fresche. Mi piace. Sì? Oh my god, questo è un po' addittivo. Ok, adesso la cottura di sta cosa è difficilissima, cioè come si cucina? Con l'acqua bollente. Lo fai tu? Va bene. Vai. Prendi. Mentre André ci prepara la meravigliosa zuppa di pesce col riso al gelsomino, io faccio uno stacchetto pubblicitario. In the jungle, the lion jungle. Mentre si prepara quella cosa, adesso passiamo a queste patate che sembrano tipo patate al pollo con una salsa viola. Sembra salsa agridolce. Che odore, adoro! Piccolino pacchetto di salsa. Oh mio Dio, te prego, aprile! Se la salsa agridolce. Oh mio Dio, è buonissimo. E arriva, signori e signore, è la zuppetta per i bambini quando non hanno ancora messo i denti, perché guarda, è molto fluffy, è molto... Forse ha bisogno di più di acqua. Io comincio? Certo. Code put... Vale, io vuoi continuo. La textura, il sapore non è male, ma la textura è... questo non è riso. Puzza? Questo è come il cibo dei pesci. Oh! Oh! Ah, che schifo! 3, 2, 1... No. Pepegno, io ringrazio ancora una volta Thai Snack Online per questo pacco. Sì. Vi ricordo che hanno chiesto che questo video arrivi a 100.000 views per poter farne altri. Quindi mi raccomando, aiutateci. So che è quasi impossibile. Per favore.
Por favor. Por favor. Però ci proviamo lo stesso, anche se magari è impossibile. Ah, grazie che credi in me, grazie amico che credi in me. E io vi ricordo, Pepegnos, che abbiamo anche finalmente uno shop online. Mm-hmm. E se acquistate uno dei nostri prodotti e ci mandate una fotografia, lo mettiamo alla fine dei prossimi video. Quindi mi raccomando, partecipate. Comprate, comprate. Garam, dovete veramente leggerlo. E è una perfetta lettura per quest'estate. Io la raccomando perché l'ho letto quest'estate. E veramente vi piacerà. Hasta luego!